della pandemia, di tutte quelle persone che ancora oggi si trovano in condizioni di isolamento, rispetto e solidarietà verso anche i tanti esercizi commerciali che ancora hanno le serrande abbassate. Quindi al di là, diciamo, di un segno di luce ed il presepe che deve essere simbolo di speranza e di rinascita per l'intera nostra comunità, l'amministrazione quest'anno intende semplicemente fare del Natale un momento di riflessione ma anche di solidarietà. Le azioni che si stanno improntando vanno direttamente verso quelle famiglie che in questo momento hanno maggiore bisogno di assistenza e di aiuto. C'è la consapevolezza che bisogna ricompattarsi e uscire tutti quanti fortemente da questo momento di grande crisi. E noi sosteniamo come amministrazione anche la campagna dell'Associazione Commercianti Dove Compri Conta, perché davvero questo vuole essere un segnale verso delle scelte consapevoli, indirizzare i propri acquisti natalizi verso gli esercizi della nostra comunità, perché facendo del bene a loro si fa bene davvero a tutti quanti e a noi stessi. E domani, per esempio, in questa piazza accoglierà il tradizionale mercato domenicale, un mercato che ha 5 secoli di storia, per cui invitiamo, anche sollecitiamo, sensibilizziamo tutti quanti di fare i vostri acquisti natalizi anche nel nostro mercato, di visitarlo, perché davvero ha tanto da offrire. L'amministrazione augura a tutti quanti voi davvero un Natale di salute principalmente. E siate rispettosi davvero delle buone regole di condotta. Un ringraziamento doveroso al maestro Corrado Armocida, che è stato l'autore di questo presepe. Circa 20 anni fa l'ho realizzato con le sue mani, coordinato da un grande lavoro di squadra diretto dalla Consulta delle associazioni. Un ringraziamento va all'Associazione Borgo Antico per la partecipazione, all'Associazione Orizzonti, al presidente dell'Associazione dei Commercianti, al Dimensione Verde. La dimostrazione è che quando tutti quanti, tutti insieme si fa squadra, un paese può nuovamente rinascere, e l'augurio è quello che presto ci si possa incontrare in questa piazza per abbracciarci e per continuare a fare festa come sappiamo fare, come abbiamo sempre fatto. Quindi il mio sincero augurio di un buon Natale, un Natale di salute, un Natale quanto possibile sereno. Teniamoci forte, siate forti, supereremo anche questo difficile momento. Tanti auguri a tutti quanti.